Buonasera, buonasera, buonasera e ben ritrovati nel canale del vostro amico Sette de Coppe. E dai, allora, prima di tutto, primo messaggio: benvenuto a Selic, è ufficiale. Secondo messaggio: ringrazio tutti i miei follower che mi seguono quotidianamente con tanto sostegno e tanto interesse. Un bacione e un abbraccio a tutti quanti, ragazzi. Terzo messaggio: Veretout oggi ha rilasciato un'intervista e ha detto: io non mi muovo da Roma. Io avevo detto che Veretout non si muoveva da Roma, regà, perché non sta sul mercato. Si è scritto tantissimo di Veretout, che era merce di scambio, che doveva andare al Milan, che doveva andare di qua, che doveva andare di là. Per il momento, come vi ho annunciato io, Veretout parte per il ritiro. Quindi aspettiamo, però vediamo, magari arriva qualche offerta dove non si può rinunciare. Non è detto che farà parte della Roma del prossimo anno, però che parte per il ritiro, io ve l'avevo detto che Mourinho se lo porta con sé e non sta sul mercato ad ora. Però magari dopo può essere utile come merce di scambio per arrivare ad un profilo molto superiore a Veretout, o addirittura se arriva un'offerta in soldi, magari potrebbe anche partire. Allora, volevo andare a fare delle puntualizzazioni oggi, perché di notizie ne ho, però non sono chissà che, non sono grandissime, perché già me ne ho date tante. Diciamo, un po' stavolta è veramente un po' in stallo, però non si sa mai, perché da un momento all'altro potrebbero cambiare le cose nelle situazioni. Su Belotti, allora, oggi si è parlato tantissimo di Belotti, ho visto sui giornali, e io mi sono un po' stancato a dire ve l'avevo detto, ve l'avevo detto. No, vi consiglio solamente di seguirmi, e chi ovviamente già mi aveva seguito da tempo anche durante le live, prima di tutto iscriviti al canale, poi lascia un bel pollice in alto e continua a seguire il video fino alla fine, perché vi devo dare delle notizie, eh? Vi devo dare delle notizie. Allora, chi mi ha seguito alla live pure di 2 settimane fa, 1 settimana fa, io vi avevo detto che ci potrebbe stare un ritorno di Belotti dall'anno scorso e non se ne parlava, e mo stanno a parlare di Belotti, e mo stanno a dire Belotti alla Roma. A me Belotti mi farebbe piacere come vice Ebram, ovviamente a parametro zero, ma ci sono 5 squadre su Belotti, ragazzi, ve lo dico subito. Io le conto le squadre che stanno su Belotti a parametro zero. Lui vuole la Champions, non l'ha mai fatta. E pretende che vuole andare in Champions, che vuoi che vi dica? E ci sta il Milan, c'è il Newcastle, c'è il West Ham. Si è messo pure in mezzo il Nizza e ci sta soprattutto il Monaco. Il Monaco, ragazzi, ma questa notizia io già ve l'avevo data, soltanto che la sto ridicendo per chi magari se la fosse persa, oppure per qualche nuovo iscritto, ok? Il Monaco sta in vantaggio. Sta in vantaggio perché ha già presentato un contratto di 3 anni al Gallo. Vedremo cosa succederà, ragazzi. Vedremo, magari decide di non andare all'estero e vuole rimanere in Italia. C'è il Milan, c'è la Roma. Vediamo un po', ragazzi, però è bagarre là, eh. Non è che te puoi inserire su un giocatore quando ci stanno tutte queste squadre. Io vi ripeto sempre, bisogna sempre vedere chi ci sta a fare l'asta e a offrire un contratto maggiore per il giocatore in questione. In questo caso si tratta di un contratto maggiore perché il giocatore è svincolato. Su Dybala, oggi, quelle dichiarazioni che ha rilasciato Marotta, io già mi sono esposto tempo fa e l'ho detto. Marotta lo lascia in pratica sguinzagliato nella mischia, così almeno se ci sta qualcuno che c'ha bocca, come ad esempio la Roma, ci va a rompere le scatole e perde tempo sul giocatore che già ha un accordo con l'Inter da gennaio e sta aspettando che si liberi qualche slot tra le file nerazzurre, per poi inserire Dybala. Io non mi fido di Marotta, ragazzi, veramente non mi fido, perché è un volpone, è un volpone. E poi nell'ambiente del calcio, secondo me, già si sa come si muovono le squadre, ragazzi. Non è che sono come noi tifosi che
dobbiamo andare a fare le ricerche, dobbiamo andare a vedere tutte queste cose qua. Capite quello che vi voglio dire? Quindi secondo me Marotta sa anche che tipo di mercato vuole fare la Roma e sapeva che la Roma era interessata a Dybala, e vi sto dicendo la Roma, perché magari ci può andare pure il Milan, però a noi ci interessa la Roma e dico la Roma. L'ha rimesso nella mischia, sperando che Pinto ci vada a rompere le scatole. Gli va a rompere le scatole, perde tempo e lo distrae dai suoi veri obiettivi, i veri obiettivi di Pinto. E quindi io non cascherò in questi tranelli, ragazzi, ve l'ho detto pure agli altri video, e ripeto anche questo perché magari a qualcuno forse è sfuggito. E quindi io aspetterei, ragazzi, non direi via Zaniolo dentro Dybala, no, non sono uno di questi tifosi qua che abbocca a queste cose. Mi piacerebbe, io Dybala che dico no, non lo voglio, però a Roma non ci sta su Dybala, ad oggi non c'è su Dybala, e ho detto che aveva un contratto con l'Inter già da gennaio. Se poi salta tutto, purtroppo non è che abbiamo la sfera di cristallo, ma il contratto con l'Inter ce l'ha, la Roma glielo fece pure il contratto più basso di quello dell'Inter, e purtroppo lui ha scelto l'Inter. E mo a che serve ritornare indietro? Non si può mai sapere, perché vi ripeto, il mercato può cambiare da un'ora all'altra, no, da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, ragazzi, non si può mai mai sapere, mai sapere. E poi volevo andarvi a parlare di Rashford, ragazzi, di Rashford, perché in pratica se ne sta parlando moltissimo, ma non sui giornali, forse uscirà qualche notizia, timida notizia domani, però vi racconto cosa è successo. In pratica io non sapevo di questa cosa qua, però me l'ha fatta notare un utente nell'ultima live, e io non avendo ricevuto nessuna notizia e non mi sono andato nemmeno ad interessare su questo Rashford prima sabato scorso, poi insomma, alla fine, navigando un pochettino sul web, ho visto che c'è questo boom social su Rashford solamente perché ha lasciato un lupetto di saluto, così per dire, un lupetto iconografico tipo emoji che lasciano sotto nei messaggi di Instagram, sotto la foto di Matic, ha lasciato questo lupetto. E gli ha lasciato due volte, gli ha risposto Wolf, tipo ha detto una cosa del genere, e ha lasciato il lupetto. È un indizio social, ragazzi, non c'è niente con Rashford. Poi ovviamente mi sono andato a informare, ho chiesto alle mie fonti inglesi, e su Rashford la Roma per adesso non c'è, ma non è nemmeno in uscita, non c'è nessuna squadra su Rashford. È vero che va in scadenza, il prossimo anno va in scadenza, se non sbaglio alla fine della stagione del 2023, però per adesso non gli hanno ancora rinnovato il contratto e non c'è nessuna squadra sopra. Aspettiamo, magari qualcosa potrebbe succedere. Visto che c'è questa situazione, per adesso io aspetto e poi mi vado a documentare. Però non c'è un interesse e non c'è nemmeno una trattativa. Magari a Mourinho piace, ma questo non lo sappiamo perché ogni giorno escono, tanto domani, dopodomani usciranno le notizie, Mourinho ha telefonato a Rashford. Ma non vuol dire che c'è una trattativa, ragazzi. Quando ci sarà una trattativa, si saprà. E sarò qui a riportarvela, poi magari veramente stanno lavorando sotto traccia e mi sfugge, io non sono giornalista, vi ripeto, vi porto le informazioni che ho io, sempre puntualizzando le cose e dandovi le informazioni necessarie per affrontare questa sessione di calciomercato estivo, che è molto molto stressante, ragazzi, vi devo dire la verità, è molto stressante. E in pratica niente, sui social impazza questa cosa qua, un indizio social, ragazzi, un indizio social impazza questa cosa qua. Rashford è fatta alla Roma, e viene alla Roma, è fatta, viene alla Roma, ma non è fatta niente, ragazzi. Calma, calma e aspettiamo, vediamo prima come, prima di tutto di chiudere Frattesi sta settimana, prima di tutto, così almeno va in ritiro in Portogallo. Vediamo di chiudere Frattesi, vediamo anche di capire cosa vuole fare la Juventus con Zaniolo. Ho fatto una bella disamina approfondita e poi vediamo i prossimi movimenti della Roma. Li vedremo, ragazzi, li vedremo. Quando usciranno le notizie sui giornali, queste cose di qua di là, io mi documento, mi informo, vedo che tipo di notizie ci sono. Se sono cose che io non ho mai riportato, io poi ovviamente mi vado a documentare, vado a vedere e faccio le mie solite
chiamate, chattate, messaggiate, email, quello che c'è da fare e mi vado a documentare per il meglio, specialmente se arrivano notizie dall'estero. In Italia le cose bene o male si sanno, però quando arrivano dall'estero magari le fonti sono un po' discontinue o non veritiere. Però insomma, vediamo un po' quello che succede, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, un bel like, pollice alto, commentino, iscrizione al canale e vi auguro una buona, bella, splendida e bellissima serata. Ci vediamo domani con un altro video aggiornamento. E dai, ragazzi, sempre Forza Roma e dai, ciao.